questo è uno spettacolo che volevo, uno spettacolo dove io mi divertissi, proprio dove essere una cosa divertente per divertire me, il pubblico, coinvolgente. Sai che in televisione hai 3 minuti di tempo per fare tutto, che poi diventano 5, sono già anche troppi adesso normalmente, non c'è più il monologo come faceva Walter Chiari di 20 minuti che diciamo era la base dello spettacolo, eccetera. Abbiamo ampliato alcuni concetti che avevo già detto in qualche spettacolo, magari in televisione così, e li abbiamo un po' ampliati, li abbiamo anche aggiornati naturalmente, no? C'è una volontà di chiudere un ciclo e di riaprirne un altro, che sia al cinema, che sia al teatro, che sia comunque, se sarà televisione, come io credo, perché nel 2010 dovremo tornare in televisione con 4 puntate, però ovviamente devo andare con delle cose nuove, cioè qualsiasi cosa faccia io la vedo come un varietà, cioè io mi ispiro a Bramieri, a Walter Chiari, a Macario, a quel tipo di teatro lì che purtroppo sta scomparendo, e al suo posto ci sono i nuovi comici, bravissimi peraltro, quelli di Zelig, quelli della comicità fast food, no? Purtroppo in Italia c'è, come tu sai e come sanno tutti, c'è la targetizzazione, no? Se tu fai la televisione non puoi fare altro, sei sempre quello della televisione, ma in parte sto riuscendo, cioè quando ho fatto il Borghese Gentiluomo un teatro, la gente è venuta con l'idea di trovare il personaggio televisivo, ho trovato un'altra cosa, io ho trovato gente che mi diceva guarda, io non sarei mai venuto a vedere una cosa di prosa in teatro, se la popolarità televisiva può servire per altro, ben venga. Una volta mi avevano chiesto di fare, e probabilmente un giorno potrebbe anche essere un'idea, di fare il Boccaccio, che è un altro autore forte, però è un po' più crudo, un po' più volgare. Il fatto di essere amato da tanta gente è anche una responsabilità che tu poi hai. Trovarsi su certi giornali, quello magari più da tronista, da calciatore, è un mondo un po' diverso, dopo la gente fa confusione. Metti che io adesso mi metto con una persona dello spettacolo, stiamo insieme e ci beccano, da lì parte un tourbillon di cose per cui diventi uno strumento di gossip non tuo malgrado, perché parte un meccanismo che è così. Fino adesso sono anche probabilmente poco interessante per quel tipo di rivista lì, proprio perché gli do poco da mangiare. Fare la satira politica significa un impegno che poi ti devi anche assumere, perché tu guarda Grillo, guarda Luciana, Littizzetto, guarda Luttazzi stesso, tutti quei Guzzanti, prima o poi la pagano sulla loro pelle, perché loro se fai un attacco poi devi essere pronto a rispondere all'attacco e a subirne le conseguenze. Io invece ritengo che in teatro vengono di tutti i colori, rossi, bianchi, verdi, non c'è un è il pubblico, e quindi tu hai la responsabilità di farli divertire tutti, se siano di destra o di sinistra. Io sono un uomo di sinistra, questo è il momento sbagliato per dire che sono di sinistra, è come dire in questo momento sono milanista, insomma è proprio un suicidio, no? Voglio dire, preferisco prendere in giro noi stessi, i nostri tic quotidiani, che poi fare politica anche quello, cioè come ci comportiamo nei supermercati, cosa è supermercati, come si comportano i supermercati con noi, che ne so, la moda, su come siamo cambiati noi uomini, come cambiano gli uomini, come cambiano le donne, e questi, se ci pensi, sono argomenti che sono attuali adesso, lo saranno sempre, perché ci sarà sempre un'evoluzione, basta stare attenti, no? Uno scoop dovrebbe essere, forse ho trovato finalmente casa a Roma, perché sto vivendo in albergo in posti sempre affittati, cioè finalmente ho trovato una piccola cosa, perché a Roma io ci vivo quasi sempre, perché se non fa un discorso e l'altro è tutto lì, cinema, è quello, il mio lavoro è tutto là, parte tutto da là. Quindi questo, sono single, quindi sei potrebbe single? Essere, anzi apro, vogliamo aprire il televoto, io, se vogliamo aprire una sorta di televoto, una roba del genere, poi altri scoop, a settembre arriverà un canino nuovo, perché io ho 2 cani, sono riuscito in uno scopo a riunire 4 associazioni, di solito sempre molto tra di loro conflittuali, perché anche in questo caso, anche nella solidarietà, c'è il bianco, c'è il rosso, c'è il verde, chi la vede, sono riuscito a mettere insieme la Lega Nazionale per la difesa del cane, gli animalisti italiani, l'EMPA e la LAV, li ho messi insieme, abbiamo creato la squadra per gli animali. Il nostro sogno è quello di realizzare un 118 per gli animali, cioè un pronto soccorso, in modo che ogni città abbia le sue ambulanze, abbia i suoi veterinari che fanno 24 ore su 24 l'assistenza agli animali. Capisco che, sai, dire queste cose poi in un momento in cui dalla spazzatura di Napoli ai posti di lavoro è una cosa, però non dimentichiamoci queste cose. Quindi noi cercheremo di coinvolgere politici,
cercheremo di farci dare una mano, la Brambilla ha già detto che ce la darà, quindi sta diventando, perché credo che insieme, come diceva Madre Teresa di Calcutta, no? Diceva: io so fare una cosa che tu non sai fare, tu sai fare una cosa che io non so fare, ma insieme possiamo fare delle cose bellissime.